Il dottor Paolo Telloli lavora a Lecco in ospedale dal maggio del 1984. Sono 37 anni e mezzo e domani è l'ultimo giorno di lavoro. Qui in ostetricia, come vedete, ci sono ancora i segni dei festeggiamenti alle spalle per questo avvenimento importante per la sua vita e per l'ospedale di Lecco. Sì, sono 37 anni e mezzo che sono qua, mi sono occupato quasi prevalentemente di ostetricia e soprattutto nella sala parto e nelle gravidanze a rischio. Ecco, sala parto, lei mi ha unito un rapporto direi d'amore, questo è un pezzo del suo discorso. Cosa significa quindi, cosa lascerà qui? Beh, che è uno degli unici posti della medicina in cui nascono le vite e c'è un rapporto. In sala parto bisogna instaurare un ottimo rapporto con le ostetriche, che sono le vere cape della sala parto, e con i colleghi con cui si lavora. Quindi penso che la cosa in assoluto più importante sia formare una squadra. Quindi, oltre a una professionalità adeguata, ci vuole un rapporto umano importante. 37 anni e mezzo, ha mai fatto un rapido calcolo pensando a quante vite ha contribuito a mettere al mondo? No, essere onesto no, penso qualche migliaio. Anche qualcosina di più probabilmente. Una carriera lunghissima, cosa direbbe a un ragazzo che sta studiando e che vuole affacciarsi proprio a questa specializzazione? Posso dire che sicuramente è un lavoro che va amato in modo particolare anche più delle altre specialità. E come dicevo prima, è importante che si crei un'ottima squadra e che la sala parto deve essere un luogo vissuto con amore, perché dà amore e soprattutto è un luogo in cui sicuramente si usa tanta adrenalina, però non bisogna aver paura della sala parto, bisogna rispettarla ed essere adeguati a portarla avanti. Cos'è cambiato in questi quasi 40 anni, da quando hai iniziato ad oggi? Tutto. Quando io ho iniziato non esistevano supporti tipo l'ecografia, la radiologia, l'emoteca, era tutto molto iniziale, per cui è cambiato tutto. Non c'era l'informatizzazione, non si faceva solo tutto su carta, non c'erano dei protocolli particolari di comportamento, mentre adesso si cerca di adeguare ogni situazione, ogni patologia a delle linee guida che vengono stilate in base alle linee guida internazionali, a com'è il nostro reparto, a cosa ci serve. Si impara anche facendo, diciamo, man mano che si va avanti bisogna evolversi anche in questa professione. Certo, non si arriva mai. Quando se si pensa di essere arrivati e di sapere tutto, forse è meglio cambiare lavoro. Da domani cosa farà? Rimarrà a disposizione, magari anche se servirà per appunto le nuove leve per l'ospedale? Sicuramente non abbandonerò l'ospedale perché continuando a fare la libera professione le mie pazienti avranno bisogno dell'ospedale, quindi sicuramente non l'abbandonerò. Ecco, ringraziamo il dottor Paolo Telloli, ginecologo che da 37 anni e mezzo lavora qui a Lecco, in due ospedali tra l'altro. Prima nel vecchio e il 21 febbraio del 2001 nel nuovo. E quindi insomma in due luoghi diversi, con tecnologia tutto diverso, Tutto però diverso. è una lunga carriera. Grazie Grazie e a buon voi. ultimo giorno di lavoro, che è domani. Domani, esatto, finisco domani con la reperibilità fino a sabato mattina. Grazie Grazie. a lei.